Angelus Domini, nunciavit Mariae, et concepit de Spiritu Sancto. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Giovanni proclama: «Era di lui che io dissi, colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me». Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno lo ha mai visto. Il Figlio unigenito che è Dio ed è nel seno del Padre è Lui che lo ha rivelato. Pace bene amici e ben ritrovati in questa quinta domenica dell'Avvento ambrosiano. La liturgia della parola di oggi ci presenta per ben la terza volta, più precisamente il Vangelo di Giovanni ci presenta per la terza volta la figura del Battista, il precursore. Nella seconda domenica l'abbiamo ritrovato mentre stava richiamando alla penitenza, alla conversione, battezzava con acqua e la gente si avvicinava a lui chiedendo ma cosa dobbiamo fare, eccetera. Nella seconda domenica lo ritroviamo, sempre il Battista, in carcere, che lui manda a chiedere al Signore, ma sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro? In questa domenica quinta di Avvento, il Battista funge da testimone alla luce. Non era lui la luce, si precisa e si evidenzia, ma fu un testimone della luce che doveva venire, del Verbo che si faceva carne. Allora in questa quinta domenica di Avvento dobbiamo richiamarci tutti quanti, fissare la nostra attenzione sul tema della luce. Nessuno ha mai visto Dio. Il Verbo che si è fatto carne ce lo ha rivelato. È Lui che dimora, nel quale dimora la grazia su grazia che ci porta alla verità, è Lui che è la luce. Allora il tema è quello della luce. Fondamentalmente noi tutti quanti desideriamo conoscere la verità, desideriamo conoscere, vedere in qualche modo Dio, vorremmo parlargli direttamente, ma questo non è possibile. Quando viviamo, fino a quando vivremo qua giù sulla faccia della terra, perché l'accesso a Dio, la conoscenza di Dio è mediata, deve passare attraverso una mediazione. Ecco allora Gesù che ci viene presentato da Giovanni, il Battista che è testimone e l'Evangelista, è un Gesù che è luce, che è uno che è testimone di Dio, che ci fa vedere Dio, che ci fa conoscere Dio, che ci racconta Dio. E quindi non dobbiamo cercare a destra e a sinistra, ma semplicemente cercare di conoscere sempre di più il Gesù che ci viene presentato attraverso i racconti evangelici. E lui ci racconta come è Dio, cioè attraverso la persona di Gesù di Nazareth, il Verbo incarnato, noi veniamo a conoscere Dio. E naturalmente la nostra conoscenza di Dio è in progressione e cammina parallelamente alla nostra conoscenza di Gesù. Ma qual è il Dio che ci rivela Gesù Cristo? Noi normalmente ci siamo portati istintivamente a evidenziare, a soffermarci sulle parole pronunciate con autorità di Gesù oppure sui racconti miracolosi, cioè sulla straordinarietà. Ma di fatto sono pochi i momenti in cui Gesù ha compiuto i miracoli e sono pochi gli anni che ha passato nell'attività pubblica, circa 3 anni, e ha vissuto per più di 30 anni. E dobbiamo quindi cogliere quelli che sono i momenti ordinari, cioè il Gesù umano,
che trasmette, comunica, si fa vedere nella sua umanità. Dio non l'ha mai visto attraverso Gesù, nessuno, attraverso l'umanità, la figura, la persona, l'umanità del figlio dell'uomo, del verbo incarnato, noi veniamo a conoscere chi è Dio, qual è lo stile di Dio e come si rapporta con noi uomini e donne del nostro tempo e di tutti i tempi. Giovanni nella sua prima lettera, proprio all'inizio, e nelle lettere lui tende, come tutti quanti noi, a presentare in un modo sintetico e a comunicare l'essenziale del suo pensiero. Nel Vangelo abbiamo un Giovanni che ha un suo ordine logico nel raccontare, o meglio nel riflettere, quello che è il personaggio Gesù di Nazareth. Ha una progressione nel comunicarci, nel presentarci questa figura. Nelle lettere, dovendo scrivere quello che è più importante, allora ci racconta anche la sua testimonianza, cioè il suo modo di aver visto Dio attraverso la persona di Gesù. E l'Evangelista, il quarto Evangelista, scrive così nella sua prima lettera: quello che noi abbiamo visto, quello che noi abbiamo udito, quello che noi abbiamo toccato del Verbo della vita, sì, perché il Verbo si è fatto carne, ecco, tutte queste cose noi ve le comunichiamo affinché la nostra gioia sia piena. Cioè Giovanni racconta che cosa? La sua esperienza di Gesù Cristo, che è passata attraverso le mani, attraverso gli occhi, attraverso l'ascolto della sua parola. E allora in questo momento di avvento, se, che vuol dire preparazione alla venuta, Gesù si presenta in questa domenica come viene presentato dai due Giovanni, come colui che è la luce, colui che ci fa vedere Dio, perché lui l'ha conosciuto. Ecco, cerchiamo di leggere qualche brano del Vangelo evidenziando quelli che sono gli aspetti umani di Gesù Cristo, perché così si conosce il nostro Dio, come l'ha conosciuto Giovanni l'Evangelista, come l'ha conosciuto Giovanni Battista. Pace e bene, amici, a risentirci e arrivederci alla prossima domenica. Concepit de Spiritu Sancto.